Anticipiamo di un giorno la nostra finestra sulla sanità con il senatore Domenico Gramazio, al quale rivolgiamo il nostro buongiorno, senatore. Ma mi sembra intanto che non è anticipata di un giorno, perché eravamo d'accordo per il lunedì, vabbè, ma così. Volevamo vedere se era attento, senatore, le abbiamo fatto attento. Un trucchetto, lei è attentissimo. Io credo che, intanto, prima di iniziare questa trasmissione vorrei anche via radio mandare un affettuosissimo abbraccio a Maria Laura Garofalo, per la vostra editrice, per la perdita della madre. Oggi ci sono i funerali e vorrei abbracciarla per radio per il suo personale impegno e perché ricordo sempre con affetto sia la madre che il padre di Maria Laura Garofalo. Le fa onore, senatore, le fa onore. Dunque, allora, per quanto attiene alla sanità, a che punto siamo con lo stato degli ospedali a Roma, senatore Gramazio? Io pensi che stamattina, ormai come mia tradizione, ogni mattina mi reco in una struttura ospedaliera. Questa mattina, come lei potrà vedere anche dall'agenzia Omni Roma, abbiamo visto, ho tenuto un incontro con gli operatori dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. Tantissima gente, tantissimi operatori, tutti preoccupati, devo dire la verità, come avviene normalmente con ciò che sta avvenendo nel sistema sanitario regionale. Io ho parlato a lungo ieri sera con il presidente della regione per evidenziare anche a Renata Polverini la necessità che l'accordo con il governo sia firmato nel più breve tempo possibile per permetterci di recuperare il turnover, per permetterci di avere i fondi FAS, per riaprire anche sulle necessità operative vere di tutto il sistema quelle che sono di alcune necessità. Però ciò non imprime un ritorno indietro, e lo dico con molta forza, certo, sul piano di rientro, perché l'offerta del sistema sanitario regionale è un'offerta superiore a quanto è la spesa. Dobbiamo tagliare i rami giusti, non per far cadere le mele o per far cadere chi è seduto sui rami, ma io ho tutti i dati, lei lo sa che sono attento conoscitore, certo, del sistema sanitario regionale, certo, e studio tutti i dati. Questa mattina ho avuto accesso a una serie di dati che riguardano il sistema sanitario. Allora voglio dire a lei, che è gentile mio interlocutore, sì, attento conoscitore dei problemi, che per esempio ci sono delle strutture pubbliche dove nessuno si va a ricoverare, però i sindaci fanno la battaglia. Allora ho detto a qualche sindaco, anche in modo spiritoso come mi piace fare, sì, ma tu ricoveresti tua moglie, tua figlia, la tua fidanzata in quella struttura? No, non ce l'ho mai ricoverata. E io posso dare, e se qualcuno poi seguita a fare questo, anche le tante telefonate che ho avuto in questi anni per ricoveri fuori dalle proprie strutture, perché quelli che stanno a fare battaglie per alcune strutture poi in quelle strutture non ci mandano nessuno. Allora noi dobbiamo tagliare ciò che non è consono al sistema sanitario, dobbiamo recuperare, dobbiamo riaprire, e questo lo dico con molta forza perché ci credo in questo, anche una trattativa forte con gli operatori del sistema sanitario accreditati, perché io ritengo che nella operazione dei tagli necessari noi possiamo recuperare degli spazi per chi con capacità, con professionalità investe in sanità e deve avere il suo rientro, intanto un rientro legale e giusto, come deve essere legale e giusto il controllo della sfera del sistema pubblico sanitario nella nostra regione. Non v'è dubbio, io ho dato diretta testimonianza, senatore, di quanto da lei dichiarato agli interessati in diretta durante il corso delle loro rimostranze, nonché manifestazioni che ci sono state nelle scorse settimane. Ho detto esattamente quanto lei aveva raccontato qui in diretta, ho detto per voce del senatore Gramazio, dico, ci risulta che voi stessi non ricoverereste un vostro congiunto, una persona cara laddove risiedete, per i quali state lottando. Dunque, voglio dire, è un problema che lei sottolinea sempre doverosamente. Io sono convinto, gentile direttore, io sono convintissimo che in un centro, in un paese, in una cittadina, le tre cose principali sono l'ospedale, la stazione dei carabinieri e la parrocchia. C'è dubbio. Però sì, se la stazione dei carabinieri funziona, noi abbiamo un servizio di vigilanza attento. Se la parrocchia è intelligente, possiamo permetterci di mandare i nostri figli nella parrocchia, nell'oratorio. Se però l'ospedale non funziona, noi rischiamo di mandare qualcuno
che non sa che l'ospedale non funziona o che mancano determinate cose, è una bocca all'ospedale che non funziona. Ciò non vuol dire che non dobbiamo garantire il sistema. Proprio per questo, proprio la Polverini, Renata Polverini, qualche mese fa ha presentato il piano speciale per il recupero delle strutture, anche utilizzando le piazzole dell'elisoccorso, per trasferire nella città di Roma, nell'idea di secondo livello, che operano benissimo nella città di Roma. Io qualche settimana fa ho fatto un giro per le piazzole dell'emergenza, per vederle, per verificare, e con il cronometro alla mano, come sono abituato a fare, mi sono accorto che arrivare dalla provincia di Frosinone a Roma ci vogliono 13, 14, massimo 16 minuti. Quindi possiamo fare interventi, ho detto la provincia di Frosinone, certo, per non dire la provincia di Rieti, per non dire la provincia di Latina, si può operare con l'emergenza, io parlo di codici rossi, attenzione, perché poi quando si intasa il servizio sanitario con i codici bianchi, faccio appello al presidente dell'Ordine dei Medici di Roma o al direttore generale della FIMG o al segretario regionale della FIMG, per trovare che i nostri ambulatori e che i medici di famiglia rispondano con più energia e con più professionalità al proprio ruolo, per non intasare il servizio sanitario pubblico. Allora, accogliamo il dottor Camiccioli per dibattere con noi l'argomento. Dottor Camiccioli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Dunque, uno dei problemi più importanti e sentiti sia dagli operatori che dai cittadini è quello della carenza di personale infermieristico, di personale di assistenza nelle aziende, che sta mettendo, diciamo, a rischio anche i livelli minimi assistenziali. Allora, la domanda che io volevo porre era questa qua, cioè come e se il piano di rientro potrà incidere in tempi brevi su questo problema, arrivando, diciamo, a uno sblocco del turnover. Questo era. Grazie Camiccioli per questa domanda, perché la ritengo intelligente. Negli accordi che io mi auguro domani Renata Polverini possa firmare con il governo, il presidente domani sarà personalmente presente alla conclusione dell'accordo, uno dei problemi per il rientro della spesa sanitaria e per la presenza del problema è proprio quello del turnover. Oggi noi siamo una delle 5 regioni penalizzate perché abbiamo sfondato il tetto, e con lo sfondamento del tetto il governo ha bloccato il turnover e ha bloccato i fondi. Se riusciamo, come io mi auguro, tra il 26 e il 27 a trovare uno spazio, che è quello spazio del recupero in un accordo complessivo con il governo, possiamo rimettere in discussione il turnover, venire incontro alle esigenze che non sono solo infermieristiche. Noi abbiamo anche necessità di medici che sono andati in pensione, che sono scivolati fuori dal servizio sanitario pubblico e che devono essere sostituiti. Quindi, con l'approvazione del piano, il problema del turnover, a mio avviso, è uno dei problemi che possiamo sicuramente rivedere, così come i contributi FAS sono una boccata di ossigeno per il servizio sanitario. Senta, senatore, questa è una domanda che le rivolgo io, mi viene proprio in merito alla riflessione di Camiccioli. Allora, noi siamo a cospetto del governo centrale, il quale taglia i fondi perché c'è stato lo sfondamento del tetto, è d'accordo nell'osservanza delle regole e delle leggi. Dunque, si può pensare però ad una deroga per una città come Roma, che, data la densità della stessa, che non ha riscontri in tutto il resto d'Italia, può ingenerare e promuovere delle problematiche che non sono prevedibili, vedi delle emergenze, vedi degli anni nei quali per esempio ci si ammala di più o maggiori sono gli incidenti. Ecco, è contemplabile una deroga per una città che annovera nell'ordine dei 4 milioni di soggetti per rapporto alle altre città italiane? La ringrazio per questa domanda. Però questa sua domanda, che esige una risposta a cui io darò, va in controtendenza con le dichiarazioni del rettore magnifico dell'Università Luigi Frati, che dice che la sanità è concentrata nella città di Roma. Lei ha fatto un esempio, Roma ha 4 milioni di abitanti, il resto del Lazio nemmeno arriva a un altro milione e mezzo, e se noi ci abbiamo le strutture forti, voglio parlare dei DEA di primo e di secondo livello, che sono necessarie, è logico che siano a Roma
voglio dire, e non nella provincia, senza non togliere niente alla provincia, rafforzando le posizioni eccetera, ma sulla spesa sanitaria è questo. Allora voglio dire, anche in questo credo che il rapporto, l'ho scritto qualche giorno fa in un fondo che ho scritto per il quotidiano Libero, dicevo che il rapporto tra la regione e il comune non deve essere un rapporto di conflittualità, ma deve essere quello dello stretto rapporto, anche perché Roma è diventata Roma capitale, certo, e quindi alcuni poteri sono del sindaco, ma ricordo che la legge italiana ancora prevede che anche del sindaco del piccolo centro è il responsabile sanitario in loco, ha una responsabilità. Quindi il sindaco non può essere eluso da questo rapporto, e credo che il buon rapporto personale che è sempre esistito tra Renata Polverini e Gianni Alemanno debba essere anche un rapporto istituzionale forte, così da poter rispondere alle esigenze che lei ha posto in questo momento, che sono sicuramente in controtendenza con le dichiarazioni che abbiamo letto oggi sui giornali del mio amico professor Gigi Frassi. Certamente, allora accogliamo il dottor Loreti. Buongiorno dottor Loreti. Buongiorno, salve, io sono un operatore, lavoro al San Giovanni. Volevo sapere dal senatore quali sono le prospettive del nostro ospedale alla luce della rete, alla luce della riforma dei decreti della Polverini, e su quello che sono stati gli ultimi anni al San Giovanni e le prospettive. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie dottor Loreti. Allora, io sono stato amministratore di quella ASL, Loreti è un giovane e capace medico, ma tanti anni fa non c'era, quando io ero consigliere di amministrazione della USL, allora erano ancora USL, che comprendeva il San Giovanni e l'Addolorata. Allora era un ospedale di riferimento importante, aveva dei livelli assistenziali importantissimi e aveva delle altissime professionalità. Potrei fare l'elenco storico di quelle professionalità. Negli anni l'ospedale San Giovanni Addolorata, pur se è diventata azienda ospedaliera, è stata un po' depauperata. Oggi io ricordo quando ero amministratore, come consigliere di amministrazione, perché non ero l'unico, al consigliere di amministrazione, stavamo sui 1250 posti letto, oggi siamo scesi molto sotto. È vero che oggi l'ospedale non è più il discorso del numero dei posti letto e le professionalità, le attrezzature, ma mi sembra che in questi 5 anni, a parte un robottino poco utilizzato e male utilizzato al San Giovanni, ci sia stato un depauperamento della struttura che diventa sempre più un piccolo pronto soccorso, ma non una struttura di grandissime capacità. Io nell'assemblea questa mattina con gli operatori del San Giovanni, che ho svolto alle ore 9, ho preso impegno per una rivalutazione sul campo, sul piano professionale e anche sul piano degli investimenti dell'ospedale San Giovanni, che è l'ospedale del centro storico della città, certo. Perché quando qualcuno mi dice che è il Santo Spirito è al di là del Tevere, come si dice nel gergo anche del politichese, certo. È molto più l'ospedale del clero, di 100.000 persone che ascoltano il Papa, che l'ospedale della città di Roma. Quindi l'ospedale del centro storico è il San Giovanni Addolorata. Noi dobbiamo recuperare, in accordo con le aziende ospedaliere che coincidono con quel territorio, penso alla Roma A e penso alla Roma C, un ruolo preciso per ridare professionalità e capacità, lo stesso lavoro che si sta tentando di fare in questi giorni per quanto riguarda l'ospedale Sant'Eugenio, che avendo perso una parte dell'Università di Tor Vergata deve riavere un preciso ruolo, e su questo credo che l'attuale commissario straordinario, il dottor Paolo Palombo, sta operando con intelligenza in questo senso. Allora, caro senatore, io colgo l'occasione per rinnovare l'invito con lei a donare il sangue. Sì, a donare il sangue. Mi piace, ecco, questa richiesta. Proprio su quella iniziativa, qualche giorno fa, quando abbiamo sviluppato la festa tricolore a Sacrofano, proprio per invito proprio di Radio IS, abbiamo esposto un bellissimo striscione. Donare il sangue è un impegno concreto, è un impegno per il futuro della nostra regione, della nostra città, proprio perché dobbiamo essere altruisti e far sì che il Lazio possa diventare autosufficiente, come alcune province del Lazio lo sono già autosufficienti. Facciamo sì che l'intero Lazio
con le nostre donazioni possa essere autosufficiente. Quindi la campagna di Radio IS è anche la mia campagna per la donazione del sangue. Caro senatore, grazie, al prossimo appuntamento e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi e grazie ancora. Al senatore Domenico Gramazio.